Sono le 19:26 del 23 gennaio. Siamo con Sua Eccellenza Monsignor Donato Negro, che ha appena dato l'annuncio alla comunità galatinese dell'elezione, si dice così, è vero Eccellenza, di Monsignor Enzo Pisanello a Vescovo di Oria. È stata un'emozione anche per lei, è vero Eccellenza? Un'emozione fortissima, perché peraltro è una notizia inattesa, e quindi ci ha preso di sorpresa, ci ha stupiti, ma sapevamo che il Signore fa questo modo di agire suo, cioè quello di sorprendere le persone, perché l'amore è fatto di sorpresa e Lui è amore. E allora chi ama sceglie e manda chi desidera, chi pensa possa davvero costruire il regno di Dio nella storia. Don Enzo ha lavorato per 25 anni nella nostra diocesi con una dedizione generosa, instancabile. È una persona che ha una grande fede, ma anche tanta umiltà, la capacità di collaborare e soprattutto questa dimensione del servizio evangelico con l'attenzione alle persone, in modo particolare più povere e sofferenti. Per cui credo che nel disegno di Dio sarà un vescovo davvero, un successore degli apostoli che farà bene e che servirà con amore fino in fondo radicalmente la Chiesa di Oria. Guardi, Eccellenza, sto inquadrando Monsignor Pendinelli. Lei è l'erede di Monsignor Pendinelli e Don Enzo Pisanello è galatinese come era Monsignor Pendinelli. Sì. È la storia che ritorna a Galatina. È una storia che ritorna. Un vescovo che per amore di Gesù Cristo ha dato la sua vita. E questa è la sintesi della vita di un cristiano, ma di un vescovo particolare. Amare fino a dare la vita. Amare Gesù e per Lui dare la vita. La ringrazio.